Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo la video recensione di LG Optimus L7 II, smartphone che è disponibile nei negozi da qualche settimana a un prezzo ufficiale di 299 €. Si tratta, manco a dirlo, del successore di L7, da cui riprende in parte l'estetica e in parte lo migliora. Adesso abbiamo degli angoli smussati e dimensioni decisamente più tascabili, 121.5, 66.6, 9.7 di spessore e un peso di 117 grammi. A livello costruttivo è buono, abbiamo lo schermo protetto dal Gorilla Glass 2 e il retro in plastica normale, lucida, liscia, con l'unica pecca dello sporcarsi molto, almeno questa versione nera tende a sporcarsi molto di ditate, quindi diciamo che non oso immaginare durante il periodo estivo. Detto questo, guardiamo un pochino meglio, vediamo come sul lato sinistro abbiamo un pulsante quick button e bilanciere volume, sulla parte inferiore microfono e porta micro USB, quindi un pulsante per accendere e spegnere la parte di destra e nella parte superiore jack da 3,5 un secondo microfono. Poi abbiamo sul retro una fotocamera da 8 megapixel con flash LED e capacità di registrare video a 480p massimo. Questo purtroppo è un limite del chipset hardware di cui parleremo tra poco. Altoparlante, diciamo, posteriore, altoparlante anteriore, sensore di prossimità e camera VGA che consente di effettuare videochiamate VoIP e anche tradizionali. Purtroppo manca il sensore di luminosità, quindi non potremo godere della gestione dinamica automatica della luminosità dello schermo. Dovremo ricorrere alla barra e impostarla manualmente. A parte questo, devo dire che in realtà c'è una piccola novità per quanto riguarda la gestione della luminosità, ovvero quando il device tende a scaldare molto, in realtà non è che scalda più di tanto, la luminosità viene abbassata automaticamente. Poi abbiamo i tre tasti classici di sistema, back e home in formato soft touch, e mentre il tasto home è praticamente fisico e nasconde anche un LED multicolore. Lo schermo è un IPS da 4,3 pollici con risoluzione 800x480 pixel, molto bello, luminoso, si comporta anche bene alla luce diciamo del sole. La densità di pixel per pollice è pari a 240 ppi. A livello di hardware abbiamo un chipset Snapdragon S4 Play, lo specifico il chipset 8225, che integra non il processore Cryte tipico di S4, ma il più economico Cortex A5 Dual Core a 1 GHz. Abbiamo la GPU Adreno 203, 768 MB di RAM a bordo. In generale il device si comporta comunque molto, molto bene durante l'uso quotidiano, qualche volta si hanno, diciamo, dei sporadici rallentamenti, però in realtà il tutto è molto soddisfacente. Diciamo che il fatto che abbiamo anche Jelly Bean aiuta un poco. Poi abbiamo la memoria interna che è da 1,78 GB per installare applicazioni in totale. Con però la possibilità, con l'ultimo aggiornamento OTA, di poter spostare almeno in modo parziale o anche totale, dipende sempre dall'applicazione, proprio le applicazioni sulla micro SD. Micro SD ovviamente è supportata fino a 32 GB. Sul versante software troviamo Jelly Bean, come abbiamo detto, in versione 4.1.2, abbinata all'interfaccia proprietaria Optimus, che permette un'alta presentazione del sistema operativo Android, ad iniziare dal numero di schermate della home. Infatti con Pinch to Zoom possiamo radunare tutte queste in una singola appunto schermata e quindi decidere il numero con cui comporre la home. La home è personalizzabile attraverso il tasto più che possiamo premere in alto oppure toccando lo schermo col dito per qualche attimo in questa maniera, e avrai la possibilità di visualizzare tutte le home nella parte alta e quindi le varie applicazioni oppure widget che noi vogliamo inserire. Widget sono quelli tipici di LG, oltre a quelli di Google e alcuni inseriti da me, come la suite with widget che io personalmente consiglio a tutti. Poi possiamo anche inserire degli sfondi. Gli sfondi sono tutti molto belli perché rendono molto sul display IPS, diciamo che sono fatti ad hoc per enfatizzare la bellezza del display. Stranamente non sono presenti
dei live wallpaper. C'è la cartella a sfondi animati, però non c'è nessun live wallpaper preinstallato. A parte questo, possiamo anche personalizzare le icone. Tocchiamo per qualche attimo, esempio, su un'icona e possiamo decidere quale icona associare, esempio, in questo caso a messaggi. Ce ne sono sia di predefinite, preinstallate, ma possiamo proprio importarle anche dalla galleria o scattare delle foto, renderle, diciamo, delle icone e associare quell'icona appunto all'applicazione che noi vogliamo. Poi faccio anche vedere il drawer, il menu dell'applicazione, che è molto piacevole dal punto di vista grafico. Drawer che ci permette di spostare l'applicazione come meglio vogliamo, anche velocemente disinstallare le applicazioni stesse e quindi visualizzarle nella maniera che più ci aggrada. Poi detto questo, vi faccio anche vedere qualche altra cosa, come anzi sì, vi faccio vedere più che altro quelle che sono le applicazioni preinstallate da LG, ad esempio LG Smart World, che è una sorta di shop di LG con quale possiamo scaricare sia delle applicazioni sia ad esempio delle skin, dei temi, delle suonerie, insomma tutto quello che vogliamo, ad esempio anche i temi, perché i temi sono già preimpostati, ce ne sono ben 4, però possiamo appunto scaricarne altri da LG Smart World. Vi faccio vedere come è presente anche Smart Share, ovvero un'applicazione che ci consente di condividere via DLNA con la TV vari contenuti multimediali. Idem, molto interessante, l'applicazione File Share, che in pratica permette lo scambio dati tramite Wi-Fi Direct. E poi sono in generale molte applicazioni abbastanza utili, come esempio il dizionario, un file manager, un task manager e via dicendo. In realtà la personalizzazione LG non è estrema, infatti molte di queste applicazioni sono volendo disinstallabili, vedete task manager, safety car, Polaris Viewer, insomma se volete liberare ulteriore spazio potete farlo. Detto questo, vi faccio anche vedere un'altra cosa molto interessante, ad esempio andiamo qui, sì, praticamente su display, praticamente la possibilità di accedere all'illuminazione dei tasti touch, quindi possiamo decidere i tasti touch per quanto tempo devono essere i soft touch appunto illuminati, e anche eventualmente il LED di stato nascosto appunto nel tasto home, e che è multicolore. Vedete, noi possiamo decidere sia l'intensità della luminosità del tasto scusa, del LED di stato, e sia vedere come questo associa un colore ad ogni tipo di applicazione o ambito, ad esempio calendario, quando ricarica è rosso, quando vi suona la sveglia è un po' un colore arcobaleno, verde quando c'è l'evento perso, ricezione chiamata verde e giallo, insomma molto simpatico. Poi vi faccio vedere un'altra cosa molto carina, che è il tasto Quick Button. Quick Button, che è di default, possiamo dire così, preimposta il Quick Memo, che è una funzione molto interessante perché ci permette in qualsiasi momento di prendere delle note sul display. Possiamo decidere, ad esempio, il tratto, se vogliamo la penna, se vogliamo il pennarello, il colore. Vediamo un po', vedete? E ovviamente può cancellare. Quindi questo è molto simpatico, molto utile se dovete prendere, diciamo, qualche appunto, diciamo così, al volo. Però la cosa proprio interessante è proprio che questo tasto Quick Button in realtà è personalizzabile, quindi possiamo proprio associare al tasto rapido qualsiasi applicazione, anche quelle scaricate dal market. Ad esempio, anche se volete associare un gioco, premete il tasto e vi partirà direttamente il gioco. Noi impostiamo la musica, così accediamo al menu e all'applicazione musica. Premiamo, ecco qui, abbiamo la musica già a portata di mano. Già che ci siamo, ascoltiamo proprio una canzone.
Quindi, come si può sentire, la qualità audio è molto buona, soprattutto l'altoparlante è molto potente, infatti il volume è veramente alto. Inoltre, già che ci siamo, facciamo anche la chiamata al 4030, vediamo se la 3 ci risponde. Attiviamo la voce. Quindi, come potete sentire, anche la qualità di mia voce è molto buona, soprattutto il volume è veramente potente. E inoltre, anche in caso di conversazioni normali, quindi normali chiamate, devo dire che si comporta benissimo. La voce del nostro interlocutore è sempre fedele, non ci sono, diciamo, frusci o comunque difetti acustici, e il volume è sempre molto chiaro e forte. Passiamo adesso a vedere il software fotocamera, che ricordo essere da 8 megapixel. In realtà 8 megapixel se voi intendete scattare immagini in formato 4 terzi. In caso di formato 16 noni, la risoluzione massima è da 6 megapixel. Il software fotocamera è un po' il tipico di LG, quindi possiamo ad esempio decidere le varie scene, ISO fino a 400, bilanciamento del bianco, dei filtri. E oltre a questo possiamo accedere anche alla videocamera, che, come abbiamo detto, supporta massimo una risoluzione di 720x480 pixel, quindi è la qualità DVD. Ad ogni modo, adesso vediamo qualche risultato degli scatti di questa fotocamera. Scatti che in realtà potete anche vedere dal focus che abbiamo già pubblicato. Vediamo magari qualche esterna, vediamo un po', ad esempio questa è una foto 4 terzi, questa è 16 noni, 16 noni, 4 terzi, quindi 8 megapixel, 6 megapixel. Faccio vedere anche qualche magro, questa è molto bella, questa anche, vedete comunque. Presente anche in pinch zoom, i colori sono veramente molto ben riprodotti, quindi delle foto che a mio avviso sono di buonissima qualità. Per quanto riguarda invece i video, ne facciamo vedere uno, vediamo ad esempio questo. Come anche i video sono molto molto belli, almeno da vedere sul display, sono 720x480 pixel. Ecco, forse magari rivederlo su un monitor, su una TV ad alta definizione, un po' perde di qualità, proprio perché la risoluzione non è in HD. Però sul display di questo device, diciamo che la risoluzione, diciamo, rende, perché di fatto abbiamo uno schermo 800x480, anche se il device avrebbe avuto, diciamo, la possibilità di riprodurre video a 720p. Comunque, sullo schermo vedremo sempre un video riadattato alla risoluzione del display. Quindi, diciamo che questo device è buono dal punto di vista della qualità delle foto, diciamo discreto dal punto di vista dei video, perché comunque non gestisce appunto flussi in HD né in registrazione né in riproduzione. Questo è dovuto, ripeto, al chipset Snapdragon S4 Play, che non ha questa capacità. Ah, inoltre vi faccio vedere anche una seconda chicca, diciamo di LG, si chiama della Q-Slide. Ad esempio, noi possiamo decidere di visualizzare il video contemporaneamente fare qualche altra cosa. Noi possiamo ad esempio navigare oppure scorrere sulla home e vedere contemporaneamente il video. Il video può essere anche reso, diciamo, più o meno, diciamo, visibile nella home, e quindi è una funzione, diciamo, molto simpatica, che soprattutto dà l'idea delle potenzialità multitasking del device. Quindi, di fatto, è una funzionalità che va a sfruttare i due core.
Anche se c'è da dire che in tal senso, diciamo che consuma abbastanza batteria perché vengono impegnate entrambi i due core e quindi ho notato che la batteria in questo caso diciamo, cala più velocemente. Addirittura ho provato anche a far funzionare questa Quiz Light, questa funzionalità, mentre giocavo, ad esempio con questo gioco, questo platform, e si poteva appunto giocare e vedere il filmato, e tra l'altro rimaneva tutto abbastanza fluido, anche se poi onestamente, ripeto, è più un esercizio di stile più che una cosa veramente utile, perché non penso uno si metta a giocare contemporaneamente a vedere un film. Ad ogni modo adesso passiamo al browser, quindi alla navigazione web, andiamo sul nostro sito, dove praticamente, vabbè, andiamo qui, andiamo sul nostro sito web, androidgeek.it. Ecco qui. Navigazione web che a mio avviso è di buon livello. Diciamo che c'è qualche pecca, ma ho notato qualche bug a livello di browser, diciamo. Le prestazioni sono buone, vedete, comunque la fluidità c'è, sia per quanto riguarda lo scrolling, la rotazione è comunque buona. La resa, proprio del rendering, comunque è buono, comunque è molto ben leggibile. Quello che ho notato è che in realtà non funziona tanto bene il doppio tap, almeno fossi da noia, o il nostro sito, comunque una serie di siti, non so. Vedete come in realtà non funziona, ovvero qualche volta funziona, qualche volta no. Mentre il pinch to zoom va tranquillamente bene, vedete, è anche abbastanza liscio e fluido. Ripeto, questa cosa del doppio tap è strana perché in realtà si verifica sul nostro sito, sul Corriere dello Sport, Corriere della Sera. Quindi non so se il browser web vi dà qualche noia, qualche tecnologia, qualche plugin, non so, installato presente, diciamo, su questi siti. Non, se no, non so cosa dire. In realtà su Chrome il doppio tap funziona sempre. Però Chrome onestamente non ha grandi prestazioni su questo device, quindi dovremmo comunque ricorrere o a questo browser o alternativi. Vi faccio vedere anche la possibilità di switchare velocemente da una schermata all'altra. Anche qui magari andiamo sul Corriere dello Sport. Andiamo sul Corriere dello Sport, forziamo la modalità PC. Visita vista desktop, ogni tanto non funziona, allora ci andiamo da qui. Anche qui vedete come il browser comunque è abbastanza fluido, comunque la navigazione, la consultazione web è di buonissimo livello. Vedete, pinch to zoom funziona praticamente sempre, il doppio tap no. In realtà ho notato che proprio quando si fa doppio tap, nelle volte, diciamo, in cui funziona soltanto la prima volta, dopodiché non funziona più. Vabbè, questo è proprio a mio avviso un problema che deve essere risolto da LG. Per eliminare, quindi per togliere le pagine, basterà fare così. Quindi navigazione web di buon livello, però c'è da migliorare un po' questa cosa del browser web che ha qualche bug. Adesso andiamo a vedere come si comporta il device con qualche gioco. Ad esempio, vediamo un po' Epoch, che è un gioco basato su Unreal Engine 3, quindi abbastanza pesante. Onestamente non pensavo che questo Optimus L72 potesse, diciamo, far girare un gioco basato su questo motore, invece evidentemente la GPU Adreno 203 si comporta egregiamente. Un attimino di pazienza che carica. Scegliamo questa. Thank you.
Vabbè, usciamo comunque, come avete potuto appunto notare, a livello di esperienza ludica si comporta in maniera egregia. Devo dire che ho provato diversi giochi e si comporta tutti in maniera piuttosto egregia. Sono abbastanza fluidi, insomma, sono fluidi, sono giocabilissimi. Poi comunque noi faremo comunque il solito focus sui giochi, quindi potrete anche vedere un po' gli ultimi giochi come appunto girano. Vi do l'ultima informazione sulla batteria, che a nostro avviso è veramente ottima. Diciamo che mi ha sorpreso moltissimo questo device proprio dal punto di vista batteria, perché se togliamo in casi in cui, esempio, come la funzionalità Q-Slide, dell'uso ad esempio del Q-Slide, diciamo che il device ha un'autonomia altissima, molto superiore alla media dei smartphone della sua fascia, ma in generale degli smartphone. Con un uso molto molto intenso si riesce ad arrivare anche la giornata e mezza abbastanza tranquillamente, quindi uso intenso intendo tanta navigazione web, 3-4 ore di ascolto musicale, 15-20 minuti di chiamate, che so, WhatsApp, tante mail, cioè veramente di tutto, diciamo l'uso quotidiano intenso che fa ad oggi ogni possessore di uno smartphone Android. E devo dire che veramente mi ha sorpreso perché, ad esempio, partivo questa settimana alle 7 meno un quarto già da casa in viaggio e arrivavo la sera che aveva ancora il 40% per far capire. Quindi, veramente un device che sorprende dal punto di vista dell'autonomia. Quindi, tirando le conclusioni su questo LG Optimus L7 II, possiamo dire che innanzitutto è uno smartphone da promuovere perché è un device che garantisce un'esperienza Android soddisfacente nell'uso quotidiano. Ha un processore dual core che, pur non essendo, diciamo, il migliore della sua fascia, comunque si comporta bene in tutti gli ambiti. Inoltre è una proposta diciamo completa, perché comunque abbiamo anche il chip sempre NFC. E poi appunto un display bello e un'autonomia che è veramente importante, superiore, ripeto, alla media degli smartphone. Certo, ci sono alcune pecche, appunto, ad esempio la non gestione dei flussi in HD, né in riproduzione né in registrazione, oppure il fatto appunto che manchi il sensore di luminosità. Ecco, forse poteva essere posizionato meglio a livello di prezzo, diciamo 299 forse sono un pochino tanti, ecco 249 già sarebbero stati meglio. Però diciamo così, che se volete restare in casa LG e cercate in primis prestazioni e multimedialità, quindi ad esempio video HD, Full HD, allora forse la scelta migliore è Optimus L9. Se invece vi interessa maggiormente i pregi di L7 II, non ultimo tascabilità e autonomia, allora è sicuramente una buona scelta e in generale è un telefono che è capace di garantire un'esperienza Android molto buona e piacevole. E con questo penso di aver detto tutto. Se avete comunque dei dubbi, delle domande, delle curiosità, voi potete tranquillamente rivolgerci alcune domande sul canale YouTube, su mail, sul sito, insomma, dove volete. E con questo, insomma, è tutto. Vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!